Siamo giunti ora alla sesta puntata della rubrica curata dall'IRST di Meldola, incentrata sulle tematiche legate alla salute, alla prevenzione e all'informazione. Allora, dopo la sigla, sentiremo di che cosa ci parla quest'oggi la professora Dino Amadori. I primi caldi di questi giorni d'estate, oramai alle porte, hanno determinato le prime corse all'abbronzatura e alla ricerca di un po' di relax. Ma la tintarella fa bene alla salute o bisogna usare cautela nell'esposizione al sole? Lo abbiamo chiesto al professor Amadori. Noi sottovalutiamo il ruolo della pelle. La pelle è il nostro organo più esteso, quello che ha più superficie. È quello che ci protegge dal caldo, dal freddo. È l'organo che risponde in modo molto variegato a diversi stimoli che gli provengono dal nostro organismo. Basti pensare alle allergie, basti pensare alle reazioni tossiche ai farmaci e così via. Purtroppo questo organo è molto trascurato. È molto trascurato perché si dà per scontato che sia un organo che non ha bisogno di tante attenzioni. In realtà non è così. Basti pensare che stiamo assistendo proprio in questo periodo a un'importante crescita di casi di melanoma della pelle, che è un tumore di natura maligna e che colpisce ogni anno circa 10.000 persone. E purtroppo questo tumore è molto letale perché la maggioranza di quelli che ammalano in fase avanzata poi non ce la fanno a sopravvivere. Questo è un elemento molto importante da ricordare perché questo aumento sta continuando nel tempo e noi sappiamo anche che il melanoma, benché dipenda da tanti fattori, uno di questi fattori da cui dipende è proprio l'esposizione ai raggi solari. Quindi come comportarsi di fronte all'esposizione solare, che pure è così piacevole e anche così utile per la sintesi della vitamina D e di altri importanti fattori biologici. Partiamo dai bambini più piccoli e il consiglio che dobbiamo dare ai genitori è che bisogna assolutamente evitare le scottature prese nell'infanzia, perché la scottatura lascia tracce per tutta la durata della vita. Quindi sotto l'anno di età sarebbe necessario evitare l'esposizione al sole o perlomeno utilizzare dei veri filtri fisici come la maglietta, berrettino e prendere il sole della prima parte della mattinata, che è quello più salutare. Progredendo negli anni, in giovane e giovanissima età l'esposizione dovrebbe essere sempre molto ridotta e sempre protetta da filtri fisici e creme. Questo consiglio vale per tutti i tipi di persona, sia per coloro che hanno carnagione scura, sia per coloro che hanno una carnagione chiara, occhi chiari, capelli biondi, che come sappiamo sono quelli più esposti al rischio delle radiazioni solari. E attenzione a un altro fenomeno: quando ci si immerge in acqua, pur avendo le creme spalmate sul nostro corpo, ci dobbiamo ricordare che l'acqua discioglie spesso queste creme. Quindi quando si prende il sole dopo il bagno, il corpo va rivestito di nuovo di creme protettive. Poi per gli adulti, cosa fare per gli adulti? Intanto quello che conta è esporsi gradualmente, cominciando con 30-40 minuti di esposizione il primo giorno, forse anche meno, 15-20 minuti, e aumentando via via fino a ottenere in 15-20 giorni quell'abbronzatura uniforme e duratura senza scottature, che non è nociva per il nostro organismo. L'esposizione dovrebbe essere ridotta fra le ore 11 e le 15 perché in quel momento il sole è particolarmente cocente e irradia molti raggi ultravioletti. Qualcosa bisogna dire anche sulle lampade abbronzanti, sui lettini abbronzanti. Qui vi do un dato che da solo parla. 20 minuti di esposizione alla lampada equivalgono a 200-300 minuti di sole naturale, nelle ore centrali di agosto. Quindi le scottature, troppi raggi ultravioletti,
come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aumentano il rischio di tumori cutanei. Anche qui occorre avere il solito equilibrio, proteggersi e non esporsi per troppo lungo tempo. Per concludere, spero si sia capito che non è proibito prendere il sole, ma è importante prenderlo con raziocinio, e tuttavia il nostro istituto si è attrezzato proprio per poter offrire ai cittadini un servizio importante nei confronti delle problematiche della cute, costituendo quella che abbiamo chiamato la Skin Cancer Unit, un'unità clinica contro i tumori della pelle, diretta dalla professora Stanganelli in collaborazione con l'Università di Parma. Questa unità clinica opera presso il nostro istituto e coloro che hanno bisogno di consigli, di suggerimenti, possono rivolgersi a noi e avranno le risposte più giuste. Saluti a tutti.